Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con questo mio canale. Oggi ragazzi siamo qua a tornare su Clash Royale per andare a fare a reagire a una mia partita strafortunata con questo deck che vedete qui. Ma mi raccomando, prima di tutto iscrivetevi, siamo quasi 24 iscritti. Scaricate OneFootball dal link in descrizione, la mia applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Se avete curiosità, chi più ne ha più ne metta. Mi raccomando, attivate la campanella, lasciate un bel like e andiamo subito al video. Ho vinto 2-1, spoiler, ma vabbè, si capiva. Però praticamente sarà una partita in cui è successo di tutto. Ok? Ma potrete vedere come è girato il suo deck e come è girato il mio deck. Io parto con una strega del basso. Quindi in questo momento io non sapevo cosa giocare praticamente. Fatto sta che lui gioca anche il barriere d'ossa. Io metto una tronco. Io metto un boscaiolo sulla strega. Poi metto le guardie e una bella giro da parte sua, ma non molto efficace. Di fatto sta che mi ha fatto troppi danni, decisamente. Quindi adesso lui in vantaggio, aveva la clonazione, la macchina volante, lo scheletro gigante, il cannone a rotelle, come potete ben vedere. Io la mongola, che la metto subito. Lui ha la macchina volante, non metto la gelo. No, infatti non la metto, lascio la bomba e va bene così, insomma. Lui mette il cannone a rotelle, il fatto sta che io vado subito con l'arciere pieno tecnico, che devasta il cannone a rotelle, che fa però troppi danni alla torre, infatti praticamente ce la fa. Quindi in questo momento lui sembra che dominava la partita, però vabbè. Ok, il boscaiolo viene ucciso dall'armata della strega. Lui schiera un barile d'ossa di qua. Il quale mi fa la torre addirittura clonazione, quindi un sacco di scheletrini. Io metto le guardie per difendere gli scheletrini. Io parto subito con la mongola. Lui mette subito la fornace, metto la gelo, non l'ho messa bene, però lui non aveva molto elisir e lui la mette in difesa. Quindi di conseguenza faccio solo un danno. Adesso è elisir per due a farmi cambiare questa partita. Io vado a ciclare il mazzo con subito il boscaiolo. Metto anche una palla di neve. Io faccio fuori il cannone a rotelle e lui va subito con il barile d'ossa. Metto l'arciere pirotecnico e il mega sgherro per fermarlo. Lui stava praticamente vincendo questa partita. Mancavano solo 30 secondi, ma da qui cambia tutto. Perché metto la congelamento, lui la mette anche in difesa sulla strega e sul cannone a rotelle. Mette malissimo la fornace e di conseguenza io faccio praticamente la torre. Praticamente qui rimane 29, ma io ho il tronchettino che mi salva in extremis a 10 secondi dalla fine. Lui piazza il barile d'ossa, bella clonazione, fa il devasto assoluto, infatti la mia torre rimane a ben... Guardate la vita, assurda. A 179 di vita è praticamente persa, non gli avevo fatto un danno. Lui va di cannone a rotelle, io vado di guardia per coprirlo. Attenzione perché io ho la mongolfiera che più la congelamento devastano, faccio un doppio danno molto molto importantis. Adesso la partita si è totalmente da parte. Lui va col barile d'ossa che sembrava far vincere la partita, ma io il tronco che la mia torre centrale rimane a 17 di vita. Io vado con la mongolfiera, il mega sgherro e attenzione perché c'ho anche la congelamento che ferma la strega e la fornace e di conseguenza vinco questa partita incredibile. E niente, noi ci vediamo in un nuovo video. Bella raga.